Carolina, io dovrei registrare, quindi prendi i tuoi ovetti, i tuoi fiorellini e vai altrove. Grazie. Ciao ragazze, eccoci qui con il nostro consueto appuntamento dedicato alla cena. Faccio un breve riassunto per le ragazze nuove che non conosceranno questa rubrica. Questa è una rubrica alla quale io dedico un video una volta al mese che riguarda appunto cosa preparerò per cena. Potrà trattarsi di un primo, di un secondo, del dolce o dell'antipasto. Nelle puntate precedenti mi ero occupata di preparare il dolce, poi avevamo preparato insieme l'antipasto e oggi prepareremo insieme il primo. Faremo le penne al baffo. È una ricetta molto semplice e veloce. Ricorro a questa ricetta quando torno a casa tardi, non ho nulla di pronto e magari il frigo è vuoto. È una ricetta che mi sazia subito quando sono affamata ed è anche molto gustosa. Richiede ingredienti che si hanno solitamente in casa e dopo poi ve li mostrerò. Che dire? Vi mando un bacione grande e vi lascio al video. Per prima cosa mettiamo l'acqua a bollire. Tagliamo poi a listarelle 100 g di prosciutto. In una padella già calda versiamo un filo d'olio extravergine d'oliva e mettiamo il prosciutto. Lo facciamo andare per un minuto circa e poi aggiungiamo 300 g di panna fresca e 25 g di passata di pomodoro. Mescoliamo e lo facciamo andare a fuoco basso per una decina di minuti. Intanto buttiamo la pasta. Io utilizzerò 300 g di mezze penne rigate integrali. Una volta unita la nostra crema alla pasta, possiamo aggiungere del sale, del pepe e del prezzemolo. Il prezzemolo potrete anche tritarlo.